E allora siamo alle battute finali di questa vicenda? Ormai siamo alle battute finali, siamo quasi arrivati alla fine di questa vertenza, dal punto di vista dei licenziamenti, perché poi si apre tutto lo scenario diverso che è quello del futuro del sito. Settimana scorsa abbiamo avuto l'ultimo incontro in Confindustria dove abbiamo firmato un preaccordo che stamattina si ratificherà davanti all'Ufficio Provinciale del Lavoro della Regione. Siamo riusciti, come avevamo detto, ad ottenere ben 48 mensilità più 8 per chi accetta entro 15 giorni. Questo ci consentirà, su una popolazione di tutta i lavoratori del sito, di trovare, ci auguriamo, quanti più persone possibili che li accompagniamo alla pensione. Quindi, se li garantiamo stiamo garantendo fino a 5 anni di stipendio, significa che moltissimi lavoratori che sono da qui ai 5 anni potranno accedere alla pensione, e ci permetterà di scalare quello che sono i licenziamenti dei giovani. A questo punto, quindi, forse si apre adesso la partita più dura, quella del futuro. È chiaro, certo, perché ci stiamo togliendo un bel po' di personale, un terzo, non ci dimentichiamo i 90 precari che da 4-5 anni erano già nel sito presenti, che non sono più lì al lavoro. Quindi rimarranno una parte di lavoratori che comunque vuole capire quale sarà il futuro. Noi ancora non ci arrendiamo dopo questa fase che abbiamo. Ci consentirà di scongiurare quanti più licenziamenti possibili. Successivamente riformuleremo la nuova richiesta al MISE, perché poi, chiusa la parte dei licenziamenti, inizia quella che è la parte del futuro del sito di Catania. Sostanzialmente chiedete di conoscere il piano industriale? Il piano industriale, gli investimenti, quali prodotti vorranno continuare a fare a Catania, quali hanno deciso di spostarli altrove. È chiaro che la partita ora si gioca a livello nazionale, augurandoci che una parte, delle istituzioni locali, cioè della politica, dei deputati eletti nel nostro collegio, quello della Sicilia, ci stiano vicini, perché, come abbiamo sempre detto, perdere Pfizer a Catania è una grande sconfitta per l'intera popolazione siciliana, ma è uno scippo che dobbiamo fare a discapito del Nord Italia. Che tempistica si prospetta per conoscere il piano industriale? Guardi, entro giugno si definirà tutta la parte dell'esito e gli incentivi che mandano, accompagnano il personale fuori dall'azienda. Subito dopo, a luglio, già dovremmo avere sul tavolo quello che è il futuro di questo sito. Grazie a Carmelo Giuffrida della UGL Chimici per questi particolari sulla vicenda, sulla vertenza Pfizer a Catania. Grazie ancora, buona giornata. Grazie a voi, grazie.